Confartigianato Imprese Sasse, in via Alghero 30, telefono 079 28 0698. Confidi Finardi, dal 1987, diamo credito alle tue idee. Telefono 079 27 1280. Tragico epilogo nella lite tra condomini alla periferia di Sassari. Un pregiudicato agli arresti domiciliari in perenne lite col suo vicino di casa lo ha invitato nel suo alloggio poco prima della mezzanotte di ieri per chiarire le loro divergenze. Ma la discussione è degenerata. Il padrone di casa, un sassarese di 52 anni, si è armato con un coltello da cucina e ha ferito il suo interlocutore con 11 coltellate all'addome, alle braccia e alla schiena. Fortunatamente i fendenti non hanno leso alcun organo vitale. Sanguinante, la vittima si è trascinata fino al suo alloggio per poi accasciarsi tra le braccia della moglie. All'arrivo dell'ambulanza del 118, la vittima, ancora in stato di shock, ha raccontato di essere stato aggredito da sconosciuti per strada. Una versione che non ha convinto gli agenti della squadra mobile, vista la scia di sangue che era stata lasciata nelle scale e che portava verso un appartamento al piano inferiore rispetto a quello del ferito e occupato dal pregiudicato agli arresti domiciliari, che aveva ancora indosso gli abiti intrisi di sangue, mentre il coltello utilizzato per colpire il vicino di casa è stato trovato in una delle stanze dell'appartamento dove è avvenuta l'aggressione. Arrestato per tentato omicidio, dopo la convalida dell'arresto da parte del magistrato, l'uomo è stato quindi condotto nel carcere di Bancali. Stop al licenziamento. I dipendenti della Casa della Divina Provvidenza possono tirare un respiro di sollievo. Giuseppe Ortu, commissario straordinario dell'Istituto, ha revocato la procedura di licenziamento collettivo avviata dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 16 giugno. Erano 25 i lavoratori interessati dalla decisione del CDA, tra questi OS, impiegati amministrativi, infermieri e altri profili professionali. A motivare gli esuberi il progetto di risanamento aziendale e le difficoltà finanziarie dell'ospizio di Via Sant'Anna, anche causa della contrazione degli ospiti le cui dimissioni erano state comunicate ai parenti il 30 aprile di quest'anno. Ora però la marcia indietro, voluta da Ortu, scelto dalla Regione Sardegna per tentare il salvataggio della struttura fondata da padre Manzella. Il commissario riscontra, così dichiara nel documento di revoca, la necessità di dover mantenere a disposizione tutto il personale al fine di garantire un servizio adeguato agli ospiti presenti nella struttura. Il provvedimento nasce anche come risultato dell'incontro avvenuto due giorni fa con l'assessorato regionale del lavoro, della formazione professionale e dei sindacati. Proprio questi ultimi, si legge nella nota, concordano all'unanimità con la decisione del commissario. No al raccoglimento per Alessio Murgia ieri in Consiglio Comunale. A rifiutare la proposta del leghista Francesco Ginesu di tributare un omaggio al 19enne morto mercoledì, il presidente dell'aula consiliare Maurilio Murru. Per esponente 5 Stelle bisogna ancora accertare le circostanze dei fatti che hanno condotto alla tragedia. Dal minuto di silenzio negato al rumore esibito, il passo è breve a Palazzo Ducale. Causa del clamore, la girandola di spostamenti in maggioranza dopo l'addio di Sofia De Martis a Sardegna Civica per confluire tra le file di Sassarie. La contromossa del gruppo, capitanato da Massimo Rizzo, si traduce in un altro esodo. I tre superstiti raggiungono l'unico componente da due anni di Sassari Civica, Giuseppe Palopoli. Il movimento migratorio suscita l'ilarità collettiva e un battibecco tra Murru e Rizzo, a confermare i continui attriti tra il grillino e una fetta di consiglieri. Resta il mistero sulla collocazione di De Murtas, manca a Rizzo rispetto al sindaco e ai civici. Organica, critica o altro, Campus, da par suo, se ne fa una ragione. Per il primo cittadino, così afferma, non contano i cambi di casacca, ma l'azione al servizio della collettività da parte dei consiglieri, di cui lui stesso, oltre ai cittadini, sarà giudice. Intanto si pronuncia sulla mozione degli ex Sardegna Civica che ha per oggetto l'istituzione di un ufficio speciale centro storico. Proposta irreale per il sindaco, impossibile raddoppiare la struttura del comune, già in affanno per mancanza di personale. Ma alla fine uno spiraglio si apre. Dell'idea si parlerà nella conferenza dei capigruppo.
La Camera di Commercio del Nord Sardegna punta al rinnovamento in ambito tecnologico delle imprese, proponendo il bando Voucher Digitali 4.0 2021. L'obiettivo è quello di far aumentare il livello di competitività delle aziende e le loro performance, adeguandosi ad un panorama sempre più tecnologico all'avanguardia. Un progetto che ben si inserisce con il percorso realizzato dalla Camera di Commercio di Sassari con punto Impresa Digitale, realizzato per diffondere la cultura e la pratica digitale a partire dalle micro, piccole e medie imprese appartenenti ai settori economici. La Camera di Commercio ha stanziato 100.000 euro con voucher per le spese sostenute. Sarà concesso un contributo fino al 70% delle spese accettabili, prevista anche una premialità di 250 euro per le imprese in possesso del rating di legalità. Questo nuovo bando, dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti, ha lo scopo di dimostrare con atti concreti, e i nostri voucher lo sono, quanto sia importante agire per sostenere le imprese del territorio. Tra gli altri, l'innovazione è uno degli assi strategici su cui la nostra Camera crede, poiché sostiene i processi di crescita, adeguamento e sviluppo del sistema delle imprese del Nord Sardegna. Per richiedere il voucher è necessario inviare una PEC entro il 30 luglio 2021 all'indirizzo cca@ss.legalmail.camcom.it. Le concessioni saranno effettuate in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande. Per maggiori informazioni sul bando e la modulistica, consultare il sito www.ss.camcom.it. Dove eravamo rimasti? Questo è il nome dell'evento che si è svolto ieri sera nel chiostro di Santa Maria di Betlem a Sassari, una serata organizzata dal magazine City & City, diretto da Andrea Loi in collaborazione con i frati francescani conventuali della chiesa di Santa Maria di Betlem e di Gremi, a coordinare gli interventi delle massime autorità cittadine Gianni Garruccio ed Eugenio Cossu, i quali hanno chiesto agli ospiti di immaginare un futuro per la città in cerca di una via d'uscita dalle conseguenze della pandemia e da anni di stallo economico. Dal prefetto Maria Luisa Alessandro Nanni Campus, sindaco del capoluogo turritano, al commissario straordinario della OU Antonio Spano. Tutti hanno individuato le ricette per una rinascita di Sassari, ripartenza che non può prescindere dalle sinergie tra le forze produttive del territorio e le stesse città del Nord Sardegna, all'interno di un'ottica di condivisione e progettualità possibile grazie anche ai fondi della rete metropolitana e delle somme stanziate dalla Fondazione Sardegna per acquistare strumenti diagnostici nel piano dell'emergenza pandemica, ha parlato il vicepresidente dell'ente Salvatore Rubino, mentre la giornalista Daniela Scanu si è soffermata sul ruolo della comunicazione durante i mesi del lockdown. Ma al netto dei finanziamenti e delle idee industriali, nessun rinascimento sarà possibile senza la vicinanza umana delle persone, come dichiarato dal padrone di casa, padre Salvatore, guardiano di Santa Maria, che ha citato in questo senso le affermazioni di Papa Francesco. Se queste sono le premesse, ci si augura in prospettiva un avvenire prospero rispetto alla situazione attuale. Dopo il clamoroso successo al Teatro Verdi, domani 10 luglio alle 21 ritorna a Sassari l'Orchestra Jazz della Sardegna con il progetto originale omaggio a Maynard Ferguson. Questa volta si terrà all'aperto in Piazza Monica Moretti nell'ambito della rassegna Sassari Estate 2021. Ospite d'onore uno tra gli acutisti più apprezzati al mondo, il trombettista Andrea Tofanelli. A dirigere l'orchestra il maestro Gavino Mele. Tofanelli è stato premiato recentemente con il Nastro d'Argento come miglior colonna sonora cinematografica per il film Rai Carosello Carosone, che è registrato con Stefano Bollani. Le prevendite dell'evento sono disponibili al Teatro Verdi in via Politeama 8. Omaggio a Maynard Ferguson è un tributo al grande trombettista canadese noto ai più per la versione di Gonna Fly Now, tema del film Rocky. Ferguson collaborò con Leonard Bernstein ed ebbe un'intensa attività nel cinema come autore di colonne sonore. Il progetto è ideato dal solista Andrea Tofanelli, musicista che per la sua naturalezza come acutista si accomuna timbricamente a Ferguson. Generali, partner di vita. Benvenuti nel mio mondo. In realtà mi conoscete dal 1953. Sono Brando, l'inventore dei materassi Permaflex. Vi ricordate il carosello? Ero in bianco e nero in compagnia di grandi star, testimonial di prestigio per materassi d'eccellenza. Permaflex, una grande storia che crede nel futuro.
Nuova Capolino. Ama la tua casa. Vieni a visitarci su www.nuovacapolino.it. Appartamento in via Lussu 7 a Sassari, metri quadri 133. Composizione, salone cucina, tre ampie camere da letto, tre bagni, due balconi, posto auto coperto. Riscaldamento a gasolio centralizzato, predisposizione per le pompe di calore. Ristrutturazione integrale, impianto elettrico ed idraulico certificati, intonaco a gesso, pavimento in parquet e ceramica, infissi esterni in mogano con vetrocamera certificati, prodotto artigianale, porte interne in legno con fornitura da artigiano, prezzo 228.000 euro. Proteggetevi dal Covid-19. Da Sidernet, mascherine certificate. Chirurgiche da 20 centesimi. FFP2 da 75 centesimi. FFP3 da 2 euro. Mascherine colorate FFP2 a 90 centesimi. Acquistare in grande conviene. Solo per le mascherine, per un valore di minimo 100 euro, uno sconto del 10%, 500 euro sconto del 20%, 1000 euro sconto del 30%, termoscanner da 23,90 euro, ossimetro digitale da 19,90 euro, guanti in vitrile da 13 euro. Sidernet a Sassari, in zona industriale Preddanieda. Qui troverete tutti i presidi per la protezione individuale e la sanificazione. Sidernet distribuisce in tutta la Sardegna. Telefono 079 30 27 030. Il presidente della Torres, Salvatore Secchi, non ci sta e smentisce quanto dichiarato dal direttivo dell'azienda Obinsula sull'abbandono del progetto Insula Sport. Immediata dunque la replica del dirigente del club rossoblù. Ho avuto diversi contatti da gruppi della penisola, ho messo da parte tutte le altre richieste approfondendo la questione con Insula Sport, con la volontà di far proseguire la gestione della società di Sassari nel solco della territorialità e della volontà popolare espressa in questi anni. Dopo aver pubblicamente dichiarato di voler passare la mano al termine di questa stagione, ho taciuto e atteso che qualcuno si facesse avanti per rilevare la Torres. Il presidente Secchi dichiara inoltre di aver accettato una proposta di rimborso inferiore a quanto stabilito lo scorso anno, senza alcun progetto, richiesta di stima del valore della società, senza alcuna richiesta di informazioni in merito ai lavori. Secchi dice di aver partecipato attivamente alle procedure di cessione e che solo in ultimo aveva demandato l'incarico a professionisti, mantenendo comunque la disponibilità a collaborare. Oggi prendo atto di un comunicato che mi lascia esterrefatto, commenta Secchi, che si è tirato indietro con la nota odierna il gruppo Insula Sport, dimostrando di avere ben poco interesse nella fase di acquisizione. Ribadisco ora la mia volontà di cessione della società a soggetti che siano realmente interessati e che abbiano la volontà vera di garantire un futuro alla Torres attraverso un impegno concreto. Esperienza formativa e anche qualche bella vittoria. Si può considerare positivo il bilancio dei 5 atleti del tennis tavolo Sassari che nel palazzetto Aldo De Santis di Terni hanno partecipato alle gare maschili e femminili, individuali e a squadre dei campionati italiani giovanili rivolti ai settori giovanissimi, ragazzi e allievi. La sede del centro di preparazione olimpica della federazione ha radunato ben 360 ragazzi e ragazze di 91 squadre provenienti da tutta Italia. Nella gara di singolare maschile i giovanissimi Simone De Montis e Nicola Cillocco hanno ben giocato pur non riuscendo a superare il girone di qualificazione. Nella giornata successiva gli stessi Simone De Montis, Nicola Cillocco ed Edoardo Eremita si sono ben comportati nella gara a squadra superando negli ottavi il tennis tavolo Firenze per poi cedere ai vice campioni del Kras Sgonico. Un promettente quinto posto in vista della prossima stagione. La gara singolare ragazzi femminile ha visto invece una buona prestazione di Laura Pinna che ha superato il girone di qualificazione prevalendo nettamente su Cecilia Castro e su Melissa Zaniboni e cedendo solo alla quotata Sara Dal Fabbro in tre combattutissimi set. Nel tabellone finale, dopo un'intensa prestazione, ha ceduto per 3-7-2 alla futura campionessa d'Italia Sofia Minurri. Nella stessa gara ha partecipato anche a Maria Laura Mura, non riuscendo a superare il girone. Le due ragazze, nella gara a squadre, hanno conquistato un bel quinto posto.
Jazz Alghero dal 1 luglio al 28 agosto ad Alghero. Paolo Di Sabatino con special guest Mario Biondi. 13 concerti dal vivo. Paolo Fresu, Nick the Nightfly, Roseanne Di Malanta, Melodrum e tantissimi altri artisti. Biglietti disponibili su Ticket SMS, sui canali social di Jazz Alghero e al botteghino di Piazzetta Solcio. Edizione, all'avanguardia nei progetti live, studi virtuali, conferenze, convegni, service per eventi in esterna, manifestazioni sportive, concerti, spettacoli teatrali. Per info 3sedizionesrl@gmail.com. Media Partner Canale 12.